Avete appena visto l'Evo Moment 37, la storia dei picchiaduro, uno dei momenti più alti dell'esport competitivo. Questo incredibile match è nato dal talento di due mostri sacri come Daigo e Justin Wong, certo, ma non sarebbe stato possibile senza uno dei picchiaduro migliori della storia. Con lo Street Fighter 3rd Strike, che ad oggi viene da molti considerato come il culmine del genere e la miglior fusione di meccaniche mai vista in questo campo, incredibilmente complesso. Oggi è il 20° anniversario del titolo e noi vogliamo ricordarlo con un po' di storia, spiegandovi perché vale ancora la pena giocarlo. Partiamo dalle basi, perché curiosamente Street Fighter 3, il gioco da cui il Third Strike ha avuto origine, non fu un grande successo. Al momento della sua creazione Capcom stava andando incontro a trasformazioni importanti e buona parte delle figure più significative dietro i picchiaduro della casa erano migrate a SNK e Arika, portandosi dietro il loro bagaglio di competenze. Per il terzo Street Fighter si prese dunque una decisione di netto distacco con il passato e fu chiamato come producer Tomoshi Sadamoto, relativamente nuovo nel campo. Il buon Sadamoto, desideroso di creare un successore degno ma completamente fresco, decise l'impensabile: dar vita a un cast di guerrieri completamente nuovo, capace di vedersela con quello amatissimo del predecessore. Il team si affidò quindi ad artisti molto consolidati come Akira Yasuda e congegnò un nuovo protagonista, Alex, oltre a una serie di personaggi iconici come Dudley, Elena e Ibuki. I fan prevedibilmente si infuriarono. Il backlash negativo fu tale da spingere Capcom a inserire comunque nel gioco Ken e Ryu per smorzare gli animi e avere un collegamento più diretto con il passato. Quando il titolo uscì, dunque, dovette vedersela con una fanbase nervosetta e a poco servì l'impatto notevole del comparto tecnico, legato anche alle evoluzioni della casa nipponica. Street Fighter 3 era infatti un gioco bellissimo e animato magnificamente, ma il suo roster era piuttosto limitato e la freschezza delle sue meccaniche rese difficile l'approccio all'enorme pubblico che il secondo capitolo aveva stregato. Nel gioco la barra dello stordimento e ben 3 super selezionabili per personaggio erano presenti e in generale il sistema ricordava una versione evoluta del Super Turbo con alcune meccaniche mutuate da altri picchiaduro. La chicca vera però erano le Parry, delle parate che, se eseguite con un tempismo perfetto, offrivano un vantaggio frame e davano modo di eseguire azioni difensive e offensive di una varietà eccezionale, oltre a rendere i match completamente imprevedibili agli alti livelli. La tecnicità del sistema non bastò però a vendere a dovere. Le aspettative erano mostruose e in generale Street Fighter 3 venne visto come un mezzo fallimento. Per risanare il tutto venne quindi fatto uscire lo stesso anno il Second Impact, una versione riveduta e corretta del 3 con l'introduzione delle mosse EX, special potenziate usando parte della barra della Super, i taunt e la possibilità di sfuggire alle prese. In più, Yang venne reso un personaggio a parte, mentre prima era solo una sorta di costume alternativo di Yun, e nel roster arrivarono Urien, Hugo e Akuma. Migliorie impressionanti, ma visto che non ci meritiamo niente di bello, ai tempi i fan risposero comunque freddamente e Capcom abbandonò momentaneamente il progetto per dedicarsi ad altri rami della serie, come gli Street Fighter Alpha ed EX. Fu necessario aspettare il 12 maggio del 1999 per l'incarnazione finale del gioco, Street Fighter 3rd Strike, una versione completamente ribilanciata del Second Impact, rimaneggiata quasi in toto anche dal punto di vista dei doppiaggi, della musica e dei finali. Il gioco era un capolavoro, dal gameplay eccezionale e rifinitissimo e con 5 altri nuovi personaggi, tra cui Chun-Li, ed è quello che ricordiamo oggi. Persino il Third Strike non riuscì a vendere secondo le aspettative, lo precisiamo, ma ad oggi è un gioco di culto nella scena competitiva, considerato uno zenit assoluto a cui si devono alcuni dei momenti più spettacolari della storia dell'esport. Il Third Strike è una sorta di Evangelion dei fighting games, un prodotto inizialmente non capito, che è diventato in seguito di culto per il suo incredibile coraggio e la sua eccezionale qualità. Se amate questo difficile genere e non l'avete mai giocato, questo è il momento, ragazzi. È un tassello importantissimo per qualunque appassionato. Auguri Street Fighter 3rd Strike!